Questo alle mie spalle è l'hotel più costoso di tutto quanto il centro di Dubai. Un appartamento mensile costa all'incirca 20.000 euro. E quest'oggi, ragazzi, ci infiltreremo all'interno, perché voglio ricordarvi che appena entriamo il ristorante è gratis, la sauna è gratis, la piscina è gratis e c'è anche una mega palestra. Finché non ci arrestiamo. No vabbè, mo arrestare è un po' too much. Ma tecnicamente come facciamo ad infiltrarci, visto che un hotel del genere è pieno zeppo di security? Dubè, bella domanda. Il punto è che io non lo so neanche io. Semplicemente noi entriamo, vediamo se l'ascensore è disponibile e senza farci vedere da nessuno saliamo all'ultimo piano. Un hotel ascensore di un hotel 5 stelle aperto. Raga, questo non lo so, noi andiamo e lo scopriremo. Ora, come vedete, un hotel del genere ha più entrate. Questa è la prima, questa è la seconda e quella là è la terza. Tu vedi, da 1 a 3 scegli un numero. Numero 3, ok, adesso entriamo. Andiamo dalla terza entrata sperando che non ci vedano, anche se, best, vedo un sacco di persone che sono praticamente là per me e che guardano effettivamente chi entra. La cosa che mi fa preoccupare è che questi qua ci fermano. Questi ci fermano, questi potrebbero fermarci veramente, raga. Cioè, vedono tre ragazzi così, specialmente con un telefono in mano, infatti adesso lo abbasso. Entrare in un hotel del genere a me puzza un po'. Non era uno scherzo, stavamo entrando realmente all'interno della lobby dell'hotel più costoso di tutto quanto Dubai. Non so come era possibile, ma proprio mentre stavamo entrando, guarda caso, la security che sta alla reception non c'era. Perché generalmente quando uno sta entrando bisogna chiedere i documenti, chiedere che appartamento ha e verificare tutti quanti i suoi dati. Ma in quel momento non c'era nessuno. Best, raga, siamo dentro, siamo entrati. Adesso l'unica roba è vedere se l'ascensore è effettivamente aperto. Se non è aperto, io ho paura che sarà chiuso. Vediamo questo qua. Lo chiamo. Ok, che eravamo entrati, ma dovevamo immediatamente prendere l'ascensore per arrivare all'ultimo piano senza farci vedere da nessuno. Ed è stato alquanto preoccupante. Secondo me non funziona neanche. Secondo te funziona? Ragazzi, va un ascensore del genere. Credetemi che dovrebbero praticamente cambiare la sicurezza. Entrate. Ultimo piano qual è? 12. Vediamo. No! Infiltrati. Fra, dove? Caspita, c'è una telecamera, raga. C'è una telecamera sopra di me. Ce l'avevamo fatta, raga. Non era uno scherzo. Eravamo all'interno di un hotel costoso, dentro l'ascensore che ci stava portando al 12° piano. Vi consiglio vivamente di non farlo, perché se vi beccano finite letteralmente in prigione, o comunque sia con una multa. Raga, io vorrei gridare, ma in questo momento non grido. Siamo ufficialmente dentro l'ascensore dell'hotel 5 stelle. Guardate i piani, raga. Siamo all'ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo. Siamo dodicesimo. Ma in quanti secondi sono arrivati? No, raga. Titi, io spero che non ci troviamo qualcuno. Raga, best, cos'hai da dire? Io mi prenderei qua un bel po' di tempo, anche perché abbiamo una stanza in realtà. Cioè, sì, non abbiamo nessuna stanza e ci siamo infiltrati qua gratis. Tu, beh. Oddio, aspetta, c'è uno della security là sotto che mi sembra molto sospetto. Non vorrei che viene e ci chieda un ID, magari un documento. Ok, vi spiego un secondo. All'interno di un hotel del genere ci sono veramente tantissime videocamere di sorveglianza che controllano appunto le persone che girano all'interno. Quindi noi, dato che non avevamo nessun documento né tantomeno potevamo mostrarlo, dovevamo girare il più possibile senza rimanere fermi in un punto, perché sennò potevano venire da un secondo all'altro a chiederci i dati. Io direi di scapparcene nei bagni, perché sicuramente nessuno è vero. Che grande idea. Best, andiamo nei bagni. Raga, ci siamo. Mi hanno fatto salire al primo piano, che sarebbe dove ci sta praticamente il campo da basket, la piscina, la sauna, la spa e tutta quanta la vista che è mozzafiato. Io ci tengo a mostrarvi già tutto quanto il campo da basket, che è questo qua, ragazzi, che affaccia su un qualcosa di letteralmente incredibile. Voglio ricordarvi che un appartamento all'interno di questo hotel costa all'incirca mensilmente 20.000 euro. Non è uno scherzo, raga, 20.000 euro al mese. E questa è tutta la vista che c'è. Cioè, raga, è un qualcosa di inimmaginabile, spettacolare. Tutta quanta la vista del Burj, mentre ci alleniamo, mentre siamo in palestra e mentre siamo in sauna. Io direi, come prima cosa, col fatto che dobbiamo sfruttare che sono entrato qua gratis, senza spendere un euro, e non è uno scherzo, direi di andarci a fare una bella sauna, così vi mostro come sono i bagni e quanto luxury c'è all'interno. Ma ovviamente da
dato che eravamo all'interno, dovevamo sfruttare il posto al 100%. Quindi c'era venuta la malsana idea di farci una sauna, un bel bagno, andare in palestra. Insomma, sfruttare quell'hotel come se noi abitassimo realmente là dentro. Raga, siamo dentro i bagni. Adesso lascio il mio zaino dentro questo armadietto, perché sì, questi bagni sono praticamente pieni di armadietti. Vi faccio vedere tra l'altro quanto è curato. È pieno di asciugamanini se ne abbiamo bisogno, fono, cotton fioc, saponi, tutto e di più. Ora mi tolgo le scarpe perché andiamo a farci una bellissima sauna, dato che sono entrato senza pagare neanche un euro. E credetemi che non posso ancora crederci come ce l'ho fatta. Entro subito. Ci dovrebbero essere pest e tube all'interno. Raga, io ancora non posso crederci come siamo entrati gratis qua dentro. Spiegami, tube, com'è possibile? Quanta fortuna abbiamo da 1 a 10 che siamo entrati qua gratis? Troppo. Non abbiamo pagato un euro, bro. E ci possiamo fare una sauna bellissima, assurda. Tra l'altro, a parte che fa caldissimo. Sì, il mio telefono probabilmente tra qualche minuto esplode, ma è enorme. Questa sauna è enorme a differenza della nostra, che è tipo piccola, 2 metri massimo. Bene, fino ad ora andava tutto quanto liscio. Vi posso assicurare che il servizio di un hotel del genere è costoso, ma ne vale, perché effettivamente una sauna enorme come quella là non l'ho mai vista. Docce tutte super rifornite di shampoo, profumi, profumini, qualsiasi cosa che voi dovevate cercare la trovavate all'interno. Ma era arrivato il momento di fare un qualcosa di più rischioso: entrare all'interno della palestra. Raga, oh mio Dio, sono entrato addirittura all'interno della palestra. Io non posso crederci com'è realmente facile intrufolarsi, entrare. Magari potevo anche allenarmi, ma non sono, diciamo, in veste per l'allenamento, e sfruttare tutti i comfort di questo hotel. Vi chiederete perché è pericoloso entrare in palestra? Perché dentro quella palestra c'è generalmente sempre un ragazzo che chiede appunto i dati, o meglio chiede in che appartamento abitano le persone che vanno in palestra. Quindi diciamo che non potevo prendermela con calma, mettermi ad allenare e fare. Quindi ho semplicemente deciso di fare una piccola panoramica per farvi vedere quanto era assurda e figa la palestra. Spoiler: c'era l'acqua ghiacciata col limone, sempre fresca, 24 ore su 24. È un qualcosa di inimmaginabile, raga. Io sono dentro un hotel 5 stelle e sto sfruttando tutti quanti comfort. E dopo la palestra, la sauna e un bel giro turistico, c'era venuta addirittura fame. Volete sapere un altro piccolo spoiler? In quell'hotel il cibo è gratis. Perché ovviamente chi abita là e paga decine di migliaia di euro al mese, come minimo il cibo è gratis. E stavamo andando nel ristorante. Voi pensate quanto dobbiamo essere malati per rischiare di andare al ristorante facendo finta di essere residenti e mangiare così a gratis? Raga, in questo momento sto provando a vedere se riesco ad intrufolarmi all'interno della piscina, perché secondo me è un po' difficile come cosa. Serve, diciamo, un po' più di esclusività, e ho paura che possano chiedere, diciamo, il numero dell'appartamento. Questo, raga, purtroppo non lo so proprio. No, vabbè ragazzi, è un qualcosa di assurdo. Guardate la vista, guardate la piscina, è un qualcosa di fantastico. Il tutto gratis. Questa è la cosa ancora più assurda. Adesso vedo di sedermi e vedo se riesco, diciamo, a mettermi ad andare in piscina senza ovviamente pagare nulla. Questo non lo so, ragazzi. Secondo me è un po' difficile, ma ci proviamo. Il mio piano però era infallibile, perché ho detto ai miei due amici di camminare come se abitassimo effettivamente là. Quindi senza far vedere che guardavamo la vista, guardavamo il posto senza capire. Perché sennò ci avrebbero sicuramente sgamati, o meglio, ci avrebbero chiesto in che appartamento vivevamo, e dopodiché il piano sarebbe praticamente andato a Ma per fortuna tutto è andato bene. Piccolo cambio di piano, siamo entrati nel ristorante che ricordiamo essere gratis. È tutto gratis. Siamo entrati di nascosto e adesso stiamo anche mangiando gratis. Questa roba non esiste, non so perché ci hanno fatto entrare, non so ancora come non ci hanno beccato. Cioè, tutto quanto senza pagare, senza un euro. Ci versano l'acqua, guardate qua raga, ci versano l'acqua così come se fossimo delle persone che hanno un appartamento all'interno, quando in realtà noi abitiamo in una community del c***o. Sì, bellissimo appartamento. Sì, l'ultimo piano, certo. Thank you so much. Pane arrivato, neanche a dirlo, top quality. E tra l'altro anche l'acqua che versano è l'acqua più costosa che si può trovare qua a Dubai. Quindi vi lascio solamente immaginare il tipo di ricchezza che c'è nello stare in un hotel del genere. Cioè 5 stelle, si vede proprio che è 5 stelle. Thank you, sir. Yes, thank you. And no mustard. Yes.
Thank you so much. Tu beh, best, raga, prima nostra esperienza e penso sia l'ultima, perché se ci beccano sarà veramente l'ultima dove mangiamo gratis senza spendere un euro. Abbiamo preso il panino e spoiler, possiamo prendere tutto quello che vogliamo. Ci possiamo fare una vacanza del genere, noi ogni giorno mangiamo e scrocchiamo gratis. Raga, buon appetito a noi. E neanche a dirlo, raga, quello è stato uno dei panini più buoni che abbiamo mai mangiato. Volete sapere quanto sarebbe stato il prezzo reale di un pranzo del genere? Per tre persone all'incirca 400 euro, e non sto scherzando. Un hamburger del genere costa 80-90 euro a testa, raga. 0 euro. Ed è pure ottimo. Ma lo scherzo che ho fatto il giorno dopo al mio amico Tube è stato assurdo. Lo vedrete presto sul canale se cliccate sul tasto rosso iscriviti.